Oggi qui è casa tua, oggi tu. Carissimi amici, buon pomeriggio, siamo qui nello store di Goodfellas, c'è Paolo Barrasso. Ciao a tutti. Ciao Paolo, lui è un barbiere di alto livello, chiaramente, che per la prima volta dopo diversi anni di video mi farò fare la barba. Ci penserà lui, quindi. E oggi usiamo un cosa bambola. Vuoi usare? Oggi usa il bambola. Il bambola. Allora io cosa devo fare? Mi tolgo gli occhiali. Sì. Io mi tolgo gli occhiali. Io mi tolgo gli occhiali. Speriamo che lui ci veda, chiaramente. Sì. Giustamente. Vediamo un po'. Oh, sono comodo comunque. Sì, comodissimo questo controllo. Sono proprio comodo. Bene. Paolone. Divertente però. Prebarba. Usi un balsamo qui. Sì. La regia, la Barbara, mi ha detto di usare il balsamo. E allora ascoltiamo la Barbara. Hai visto quanti bei prodotti, quante belle cose, hai visto che roba. Oh, la signora Barbara, vi presento, vieni. Guarda lì. Ciao! L'abbiamo vista prima, sono sempre io. Spiega chi è la Barbara, spiega. Barbara è la barbiera di Goodfellas. Lavora qui da poco tempo. Pochissimo. Però è già brava. Sì, molto brava. Posso confermare che lei è veramente brava. Nasce praticamente da una costola di Paolo Barrasso. Che bella costola. Per forza, dai, è bravissima, una brava allieva, brava. È stato molto, molto disponibile, è proprio brava, si è impegnato molto, e... da provare. Bene. Io sono al lavoro, io mi diverto. No, va bene così, solo ripacco così. Adesso, mi sto divertendo. Dopo del balsamo, l'impacco. L'impacco, il panno caldo che usiamo di solito. Non c'è già io da solo. Non è tanta calda, perché Barbara è brava. Vuole bene, il cliente non li vuole bruciare. Devo dire che serve molto, fa penetrare il prodotto, si sente. Quindi ne aggiungi altro. Eh sì, perché essendo molto lunga... Si è aperto il poro a questo punto. Bravissimo. Allora, la pelle adesso incomincia a essere elasticizzata, il poro incomincia, si è aperto, e allora, sì, con la crema diventa ancora più morbido. Sono comodo, Grazie. Gente, io mi asciugo la mano. Adesso c'è Paolo che sta preparando il suo soap della barberia Paolo Barrasso, dall'omonimo. Ecco qua. Proviamo in lui. Testa per la prima volta nel primo video. Sì. È la prima rasatura fatta da terzi. Paolo, ti attendiamo dopo. Sì, grazie, arrivo dopo. Allora,
ragazzi, no? Sì, quello Castel ha quattro fragranze. Il profumo è proprio di barberia, eh. Ammorbidisce sempre di più. Oh, si sente tutto il barbiere. Che bello, la prima volta che faccio la barba a un grande. Il grande sei tu. No, no, dai, no, no, anche te. Nel nostro piccolo siamo. E facciamo il nostro. Ho detto, prima o poi ce la farò a fare la barba. L'ho fatto il grande capitano, adesso voglio fare anche a lui. Faccio notare che come la crema, come il sapone si diventa sempre più scioglie e diventa sempre più corposo, è facile. Da massaggiare e da passare. Si sente che comunque è penetrato sotto il telo, eh. Rimane proprio sospeso il telo. Il pelazzo, amici. Passa sulla mano. E così si affluisce un pochettino, si addolcisce. Allora, come ti senti la prima passata? Sì, è piacevole. Vai. Si sente un lieve strappo, molto piacevole. Fantastico, che mano che vuol dire che un po' di emozione, no? Io non ce l'ho. No, no, beh, ma ce l'ho anch'io.
sento la risposta della pelle. Un pelo normale, ma la pelle molto delicata. Per fortuna che il pelo ti salva. Eppure io non mi irrito mai. Sì, beh. Io ti ho visto i tuoi video, tu usi sempre giustamente dei prodotti migliori, perciò già quello ti dà una mano molto importante, perché hai sempre usato dei prodotti d'eccellenza. E allora, avendo dei prodotti d'eccellenza, la pelle ovviamente risponde bene. Poi tutta la preparazione, e allora tutte quelle persone che seguono i nostri canali facendo queste piccole accortezze, certo, della preparazione pre-barba, con gli impacchi, con le creme, con tutto quanto, e con un sapone, un pennello, come si deve, ma preservano la pelle, certo. Hai capito? Quindi la pelle è già liscia praticamente. Questa è la prima passata. Ho notato che tu hai una passata che comprende praticamente già un pelo e pelo grigio. Sì. Adesso rilassiamo un po' la pelle con il secondo impacco. Così si rilassa un pochettino, si ammorbidisce un pochettino ancora di più. Mettiamo un altro po' di crema, di balsamo, e poi la seconda passata. Ok. Questo Castle Fox, sì. Adesso abbiamo tolto il grosso, e adesso piano piano, senza cercare di rovinare la pelle, cerchiamo di fare il contropelo. Io sono sempre per di non stressare troppo la pelle, però visto che oggi è un evento eccezionale, si cerca di fare un po' gli sborone. Va bene. Ma poco, non troppo. Puoi permettertelo, Ma sai che delle volte quando uno fa un po' lo sborone, alla fine poi la paga. Sei borderline praticamente. Sì. Se esageri un po' troppo. Ovviamente poi tutti i tuoi seguaci, quando vedranno questo video, qualsiasi cosa che hanno da dire, lui risponderà. E io ovviamente gli rimando, quando leggerò tutti i commenti, gli darò una mano a rispondere tutti quanti. Certo, si è sempre detto che io abbia una pelle di gomma, in realtà non è così, no. La mia pelle è piuttosto delicata. No, è delicata nei punti che tutti i maschi hanno la particolarità, poi ma tu facendo commercialista hai sempre la camicia, perciò questa parte sotto qua è quella più irritata, e ovviamente anche i baffi, la parte sotto dei baffi. Thank you.
Cercate sempre di lavorare nel centro del rasoio, di usare sempre meno la parte, la punta. Sento che già è liscio, eh? Diciamo che il 90% è raggiunto, lo scopo è arrivato. Mano fantastica, non vado dall'altra parte per un semplice motivo, per non oscurare. Vediamo se si può. Sì. Ho esagerato, è un po', però... Hanno fatto
Guarda. Sì, sì, ho visto che è una cosa incredibile. Sono rimasto in silenzio per gustarmi la rasatura, poi ti do le mie impressioni. Però tu dimmi assolutamente sì, se io mi sto sbagliando o meno. No. Noto che la filatura del rasoio a mano libera non è come quello della lametta, che è proprio un'acuta filatura, ma è tutta una tecnica che sta nello strappo del pelo e nel tiraggio della pelle. Lo conosci? Hai capito? Ma come funziona questa cosa? Mi sembra sempre il bene mio. Hai capito? Ma rubano. Lo dovevo fare. Come qua? Bravo. Madonna, una mano. Mano di Dios. Ma cosa facciamo? Dobbiamo continuare a farci noi la barba oppure andiamo dal barbiere? Ma andiamo noi a lui. Me l'ha fatta noi, ok? No, meglio di no, c'è stato lui che ci guarda. C'è la mia moglie, no, non voglio stare responsabile. Lei dice, tagli la gola. Magico. Intanto qua si lavora, E questo è il tè. Sì, la questione del rasoio è come dici te, però oltre alla filatura, io poi il rasoio l'ho passato al negozio con la coramella, e allora con la coramella è un po' più dolce. E allora il filo, diciamo, da si addolcisce. Bravissimo. Poi ovviamente adesso, perché abbiamo fatto le cose un po' più da video, abbiamo troppo esagerato. Cioè, però di solito sei anche un po' più tranquillo, nel senso che comunque riesci a fare le cose con più calma. Certo. Adesso però mettiamo una cosa che lui non ha mai messo. Vediamo. Ah, una volta sì, l'ho messo il. L'hai messo in borotalca? Sì, mi sono trovato. Mi sono trovato bene, devo dire. Ma questi sono i vecchi. Li metti un po'. Dopo che con il caldo si è passato, si è un'altra volta il poro e la pelle si è un po', diciamo, rilassata. Con i pori. In effetti si sente proprio, anche se all'interno non c'è del mentolo, si sente una frescura, si sente il fresco. Vogliamo presentare il casco? Il nostro gatto. Presentiamolo. Tutto tuo, presente. Questo signore qui. Qui abbiamo Mr. Forbes. Che si chiama. Guarda qui dietro. Ok. Mr. Forbes. È il numero uno. Mr. French. Thank you. Mr. French. Thank you. E adesso, dopo che aver messo quello, mettiamo l'impacco freddo. Ah, ok. Perché adesso? Per chiudere il poro. E poi tu decidi te cosa ti piacerebbe, l'aftershave o il balsamo. Ma visto che l'abbiamo messo, bravo. Il balsamo l'abbiamo già messo, l'abbiamo messo prima. Però tutte le continuare col balsamo, come tu stavi magari dicendo, perché iniziando col balsamo. Volevo vedere se c'era Luca, così ti faccio dire due o tre cose del balsamo, della tecebe com'è, come si massaggia. Io mi schiaffeggio, bravo.
Ovviamente questo passaggio potete anche metterlo con la crema, però diciamo che il burro è anche un ottimo rimedio da poter provare. Mi sento molto rilassato. Tu Barbara cosa preferisci del casco? Questo qua? Questo? Bella. Questo. Allora questo è lime? Lime. Della Castle. Castle Force. Gli occhi. È un lime molto elegante. Molto, molto fine. Non dovrebbe bruciare, vero? No, assolutamente. Ragazzi, io ho finito. Favoloso, è un lime questo, tra l'altro. E sa, cioè mantiene la scorza del lime in una nota britannica veramente elegante. Allora, oggi abbiamo usato il, prima di tutto, il bambola, il sapone, abbiamo usato in anteprima il mio sapone dei 50 anni del mio negozio. Fantastico. E come la colonia Lime Castle Falls. Ragazzi, fantastico. Allora, è stato un piacere. Facciamo un saluto dalla barberia, prendiamo in mano il telefono, salutiamo qui. Allora, carissimi amici, dalla barberia di Goodfellas, vi salutiamo, tra l'altro c'è anche qua Luca, se vuole fare un saluto. Hai capito? Ma ci vediamo domani, Luca, in video? No, perché io la barba l'ho già fatta. Aspetta, ma offri sto caffè che stavo la lampada? Va bene, dai. Mi offrono il caffè, allora. Vediamo dopo, allora. Ciao Paolo, grazie per la tua rasatura. Grazie a te, Ale, grazie mille. Ciao amici.